Hello everyone! Oggi sono qui con Rafael Turrigiano. Lui è americano, ma ha studiato in Scozia. È un esperto di linguistica, di fonologia, di lingue antiche. È un poliglotta, parli tipo 5 lingue? Più o meno, sì. Il tuo canale si chiama? Paleogloss, si chiama Paleogloss. Adesso ci sono solamente registrazioni in delle lingue morte, quindi se vi interessano quelle cose, se siete nerd... È proprio bravo. E oggi siamo qui perché mi sono rotta. Io mi sono rotta. Allora, io insegno inglese con un accento americano, con uno spelling americano, con alcune regoline che variano leggermente, insomma, americane. Io mi sono rotta dei commenti di tutti che dicono: ma non è inglese, ma perché lo chiami inglese? Ma è un dialetto, ma è uno slang. Allora, non volete credere a me? Dovrete credere a lui, perché, ecco, come ho detto, è vero che è americano, quindi penserete di parte. Però, insomma, secondo me sei abbastanza oggettivo nella tua analisi della lingua. Certo. Quindi ti voglio chiedere un favore, puoi spiegare una volta per tutte perché l'inglese americano è inglese? Ti chiedo solo di farlo con un linguaggio che sia un po' più accessibile a tutti. Proverò. Quindi allora, ovviamente sì, sono americano, ma ho studiato linguistica nel Regno Unito e quindi ovviamente mi hanno permesso di studiare in una università non inglese ma scozzese, ma comunque utilizzano lo spelling britannico e quindi anche se parlo il dialetto che parlo io, mi hanno permesso di studiare là. Proprio come per esempio una persona della Svizzera che parla italiano potrebbe venire in Italia, andare ad una università, studiare in italiano, no? Ogni persona che parla una lingua parla un dialetto della lingua. Io posso andare in Inghilterra e ci capiamo perfettamente. Io direi che parliamo dialetti della stessa lingua. Ma molte persone hanno questo concetto di come un dialetto è una cosa che deriva da una lingua, ma in realtà non funziona così. Abbiamo semplicemente varietà linguistiche, cioè una maniera di parlare, no? Quando queste varietà sono più simili, le consideriamo varietà della stessa lingua. E quando sono più diversi, le consideriamo lingue diverse, o forse dialette diverse, dipende ovviamente. Nel caso dell'inglese, l'americano non è che deriva dall'inglese moderno, britannico, di Londra, per esempio. Tutti e due vengono da una base, forse 300 anni fa, perché anche 200 anni fa non era possibile distinguere tra un americano e una persona dell'Inghilterra dall'accento, dalla pronuncia. Solo sì. 200 anni fa? Solo 200 anni fa. Ma 200 anni fa in Inghilterra l'accento era molto diverso. Ogni varietà di una lingua cambia, quando passa il tempo cambia. Ma il fatto che una varietà si parla nella regione geografica in cui si parlava anche mille anni fa non vuol dire che ha cambiato meno. Esatto. Di un'altra varietà. Quindi per esempio l'italiano standard è abbastanza conservatore rispetto al latino, ma si dice che il sardo è più conservatore rispetto al latino. Molte persone non lo sanno, ma sì, il sardo che si parla a Nuoro, il dialetto nuorese, è spesso considerato la lingua più vicina al latino. Possiamo dire che lui parla, sì, anche latino. Le lingue sono trasmesse dalle persone, non per la geografia. Certo. Perché parliamo le lingue. Certo. La terra non parla. Adesso, nell'inglese standard britannico, la R alla fine delle parole non si pronuncia. Mentre nell'inglese che parlo io si pronuncia, anche se ci sono anche dialetti in America in cui non si pronuncia. Quindi, infatti, 4. Possiamo quasi dire che, per esempio, la pronuncia americana è più vicina all'inglese di un tempo. Secondo te è perché le persone che hanno colonizzato si sentivano in qualche modo più attaccate alla madre patria e non volevano cambiare la lingua per questo sentimento di può essere. E spesso accade che quando c'è una popolazione un po' più isolata anche cambia un po' meno la maniera di parlare. Ovviamente ci sono stati anche cambiamenti nell'inglese americano che non ci sono nell'inglese che si parla in Inghilterra. Ci sono molti cambiamenti che abbiamo in America e non in Inghilterra, e ci sono anche molti cambiamenti in Inghilterra che non abbiamo in America. Un altro esempio sarebbe la parola
gotten, cioè I have gotten something. Invece di got. Invece di got, I have got. Gotten si diceva anche in Inghilterra 300 anni fa, ma oggi non si dice, ma in America quindi, sì, quindi... Cosa risponderesti alle persone che ti dicono, però l'americano è un inglese sgrammaticato? Da dove viene questa cosa? Come la giustificano? Io ragazzi la sento molto questo argomento, perché essendo un'italiana che ha scelto un inglese americano, sentirmi dire, ah ma tu parli una lingua sgrammaticata, ma tu parli uno slang, mi fa rosicare. Ogni lingua, ogni varietà linguistica ha una grammatica. Quando abbiamo una varietà standardizzata, dobbiamo scegliere una varietà. Esatto. Quindi l'esempio dell'Italia, 2000 anni fa, la varietà standard era la varietà che si parlava a Roma. Ma oggi la varietà standard non è il romano, ovviamente. Che peccato! Però appunto tu hai parlato di standard. C'è lo standard americano, sì, dell'inglese americano. E lo standard americano è molto molto vicino allo standard britannico. Ci sono dialetti in America in cui c'è una differenza grammaticale. Stiamo parlando di grammatica, perché ogni varietà di una lingua ha una grammatica. In alcuni dialetti c'è una differenza tra he is doing blank, sta facendo qualcosa, and he be doing blank, sì, fa qualcosa spesso. E questa differenza non esiste nell'inglese americano standard e neanche nell'inglese britannico standard. È una caratteristica molto interessante che è sviluppata. Che a me piace molto. Sì, anche a me è molto interessante. Ma questa è la grammatica. La grammatica non è semplicemente lo standard che abbiamo scelto. La grammatica è il sistema. Molte persone pensano che non ci sia un sistema nelle varietà non standardizzate. Ma in realtà, se provo a parlare romano, sì, ma non lo faccio correttamente, tu, essendo romano, sai perfettamente che c'è qualcosa che non va. Esatto, esatto. Si capisce immediatamente. Non è che il romano non ha una grammatica, ha una grammatica molto specifica. E per parlare correttamente devi capire le regole. Certo. E quindi noi abbiamo le nostre regole. In Inghilterra ci sono regole simili, ma un po' diversi. Ma... Ed è corretto, ragazzi. Sì. Ed è corretto. Non state imparando una lingua che vi serve solo per rappare. No. Ma lo so che sembra strano, ma io ricevo tanti commenti del genere, quindi in realtà sono contenta. In realtà, come avete capito, l'argomento è molto difficile, è complicato, potremmo parlarne tipo per... Sì. 3 ore? E lo faremo. Senza, sì. Lo faremo. Restate qui per 3 ore. Sì. C'è qualcos'altro che vorresti dire? Perché comunque, dai, l'inglese sì, americano è la tua lingua. C'è qualcosa che vorresti dire per rassicurarli? Non tutti, ragazzi. Se voi non siete in quella categoria di persone che mi lasciano quei tipi di commenti, grazie. Non è per voi questo video. Però sicuramente vi piacerà ugualmente. Allora, ciò che io direi è che, secondo me, se impari una lingua e non riesci a capire e non riesci a comunicare, allora non sai bene la lingua. Per esempio, io ho studiato l'italiano, ero molto abituato all'italiano standard e lo capivo molto bene. E quindi la prima volta che sono andato a Roma, non capivo molto bene quando dovevo parlare, anche se mi parlavano non in dialetto, può essere un po' difficile da capire. Ed anche quando sono andato a Napoli per la prima volta, o in Sicilia, o a Firenze, all'inizio è stato un po' difficile capire. E quindi per questo ho dovuto fare pratica, ho dovuto ascoltare, ho dovuto parlare con diverse persone. Così adesso più o meno direi che riesco a comunicare con qualsiasi italiano. Capisco che forse se studiate l'inglese standard britannico del sud dell'Inghilterra, forse sarà un po' difficile ascoltare un altro dialetto, un'altra varietà, tipo l'inglese americano. Ma allora ciò che dovete fare è fare pratica, ascoltare di più, parlare con più persone. Perché se impari l'inglese, veramente vuoi parlare solamente con le persone che parlano l'inglese standard del sud dell'Inghilterra. Tipo, se volete andare in Scozia, in Irlanda, in Australia, in America, o semplicemente se volete parlare con persone di paesi diversi, sarà molto importante allora abituarsi alle varietà che esistono. Tutta una grande famiglia, ragazzi. Sì. Grazie mille. Ricordiamo il suo canale, io metterò il link qui sotto. È bravo, eh? Grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ciao.